Salve, qualcuno dice perché poi durante il tiro da difesa non si spara da fianco. Beh, sparare da fianco, se comporta una sicurezza di non farsi disarmare, di non, anche se il tiro è molto fulmineo, quindi non c'è il tempo di farsi disarmare, ma mettendo anche questo lato, sparando dal fianco, si sta con il braccio vicino al corpo, al fianco, e quindi si è sicuri che la pistola non possa essere sottratta da qualcuno vicino. Ma comporta ovviamente un allenamento molto intenso per riuscire a colpire, ed è un tiro da eseguirsi solo a brevissima distanza, ma proprio tipo durante una colluttazione. A mezzo metro, 1 metro al massimo, quindi, perché se è più distante, tanto vale puntare l'arma contro il bersaglio e sparare, se è anche più precisi. Quindi c'è un esercizio tipo il rock drill, dove si spara a uno o due avversari a stretta distanza, e ovviamente conviene con l'altra mano cercare di fare un movimento dissuasivo, più che altro un movimento per spostare un braccio dell'avversario che ci sta venendo contro, e per creare appunto un movimento più che dissuasivo, diversivo, ecco, diversivo per poter estrarre e sparare. In quel caso si può anche estrarre e spostare il lembo della giacca. Si deve fare tutto in un movimento simultaneo. Allora, sempre con degli avversari armati. Adesso proprio questo tipo di esercizio. Supponiamo che questo sia il primo avversario armato, che io cerco con il braccio di spostare, non so, il suo braccio, la sua mano, e poi difendermi contro questo bersaglio e contro l'altro. Questo è 1,91 in meno di 2 secondi. E in questo caso si spara prima il colpo all'avversario, poi due colpi all'altro avversario armato, e poi si ritorna a sparare un altro colpo. Questi sono gli esercizi Rock Drill. Sono esercizi che si giocano proprio a livello di a chi serve. Serve raramente, perché non è che ci si, per fortuna, non è che con frequenza si hanno queste occasioni che mettono a repentaglio la nostra vita. E poi bisogna uccidere, diciamo la verità, e quindi non è una cosa piacevole. Si insegnano in ogni caso, sono l'estrema ratio, e si insegnano agli operatori della sicurezza, alle guardie del corpo. Però alla fin fine, e questo è per fortuna, serve soltanto per allenarsi e a volte, nel caso nostro, anche divertirsi su sagome che sono di cartone. Stop.